Grazie, grazie della simpatia, del calore, della presenza. Il sole è sceso, ma noi abbiamo il sole nel cuore, nei nostri sentimenti, abbiamo la voglia di dare uno scossone a questa regione. Io mi auguro, onorevole, di dare dei consigli sulla sanità, non da minoranza ma da maggioranza, perché le nostre scelte saranno più pregnanti per il territorio e vogliamo incidere in maniera positiva. Saluto i tanti amici consiglieri, candidati consiglieri alla regione. Un saluto alla mia terra, al mio Pioroco dove sono nato, a Castelremondo, dove ho preso gli affetti, a Matelica, a San Severino, l'Alto Maceratese. Io sono un figlio di questa terra perché pensavo prima, sono nato nell'Alto Maceratese, 8 anni a Macerata e poi da 34 anni sto a Civitanova. È la seconda volta che la provincia di Macerata ha l'opportunità di candidare alla presidenza un maceratese. L'altra volta era Francesco Massi, speriamo che questa volta il risultato sia diverso e sia vincente per noi. I miei sentimenti sono sentimenti di una persona che accanto a una campagna elettorale fredda dal punto di vista climatico c'è una partecipazione emotiva di sentimento forte da parte di tanti cittadini. È chiaro che bisogna fare la campagna elettorale nei teatri, questa è una delle poche occasioni all'aperto. Ma il buon sindaco e il buon Renzo sicuramente avranno fatto delle delibere precise con il sole a picco, con il sole a picco, bravi. Sono cambiate tante situazioni da quel 21 gennaio quando a Palazzo Grazioli il presidente Berlusconi decise sulla mia persona, perché quando io dissi sì, senza se e senza ma, in quella situazione tutta la sinistra con l'UDC stavano al 57%. Sono cambiate tante situazioni, la sinistra ha fatto una lista a parte, una bella lista di Rifondazione Comunisti Italiani SL, l'UDC va avanti sulla sua strada, ma vi garantisco che solo le persone apicali seguiranno quello che è stato detto in maniera impropria, è un laboratorio politico. Non è vero che è un laboratorio politico, è un laboratorio di interessi. È un laboratorio di poltrone, è un laboratorio che serve solamente a Ciccanti, Viventi, Marconi e al nostro presidente regionale che non ricordo mai. Mi ricordo Renzo, ma dico che non ricordo mai. È una situazione difficile da vivere anche nelle nostre amministrazioni, perché certa UDC sta in maggioranza nella provincia di Macerata, in maggioranza a Civitanova, appoggerà il sindaco, candidato sindaco Fabio Pistarelli a Macerata. È una situazione veramente di imbarazzo per tanti amici dell'UDC che daranno il voto a noi perché ci legano determinati sentimenti e determinati modi di fare politica. Lo dimostra impropriamente un fatto: i consiglieri dell'UDC nel loro volantino, guardatelo, non mettono con quale candidato presidente sono apparentati, si vergognano di dire che loro stanno con Spacca, si vergognano di dire che loro, dopo aver governato con noi in una certa posizione, hanno scelto il centro-sinistra. Io credo che Casini, nel fare la schedina delle regioni, ha messo vittoria nel Lazio, poi tutti i casini che sono successi con la Polverini, crede che delle Marche Spacca possa continuare nel suo modo di fare politica, quindi chiaramente ha fatto questo patto che non porterà a nulla, che porterà a un dimezzarsi dell'UDC a nostro vantaggio. Quindi io rispetto gli amici dell'UDC, faccio presente questa problematica e vi garantisco che ho centinaia di messaggini e di contatti dove gli amici dell'UDC diranno che ci seguiranno. Questa è la cosa più importante e positiva. La nostra regione, ve lo dice uno che l'ha attraversata da nord a sud, da Ascoli a Pesaro in questo mese abbondante, è una regione in difficoltà. Non c'è più il modello marchigiano, si diceva che piccolo è bello, non è vero, ormai non è così con la globalizzazione. C'è il fallimento del distretto meccanico alimentare di Ascoli, del distretto calzaturiero in mezzo a mille difficoltà del Fermano nel Civitanovese, il distretto del Bianco, l'avete qui vicino, ma non della Neve, di Fabriano, e il distretto del Mobile a Pesaro. C'è il fallimento completo della politica, perché di fronte a una crisi internazionale la Giunta Spacca e Company non ha prevenuto, non ha pensato di intervenire in maniera decisa cercando di limitare i danni. Si sono accorti troppo tardi, si sono accorti che ormai la situazione è irreversibile.
Vi dico subito che nel maggio migliaia di persone finiranno gli ammortizzatori sociali, non avranno cioè più un sussidio da parte del governo centrale, non del governo regionale, solo in piccola parte, per cui torneranno a casa con 0 euro. Questo è preoccupantissimo, tant'è vero che una serie di incontri con i parlamentari in questi giorni, ieri con l'onorevole Roberto Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo, bisogna creare le situazioni politiche di un rapporto stretto con il governo centrale, caro onorevole, col governo regionale non solo, ma con il governo europeo, perché i sussidi e le necessità economiche non potranno essere evase dalla Regione Marche, perché il bilancio per l'80% è occupato dalla sanità e col 20% non si possono realizzare tante cose. È una situazione che deve essere affrontata con decisione, con rispetto della persona, quel rispetto che Spacca e Company non hanno avuto.